La principessa Eugenie e il marito Jack Brooksbank hanno lasciato vuoto un posto in prima fila al loro matrimonio per conformarsi a una strana tradizione reale, come mostrano i resoconti rinvenuti. Questa settimana, Eugenie ha festeggiato i suoi 3 anni di matrimonio con Jack pubblicando una foto mai vista prima del suo matrimonio su Instagram. La foto, che ha intitolato Buon anniversario amore mio, ha visto Eugenie con un ampio sorriso sul viso, ballare a stretto contatto con Jack nel loro giorno speciale. La coppia si è sposata nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor il 12 ottobre 2018, davanti a più di 850 persone. La variegata lista degli ospiti includeva membri del pubblico che avevano chiesto un invito, oltre a celebrità di serie A come la top model Cara Delevingne, il cantante Robbie Williams e, naturalmente, la nonna di Eugenie, la regina. Eppure, nonostante la cappella fosse gremita fino alle travi per la cerimonia speciale, c'era un posto vistosamente vuoto in prima fila. Tuttavia, ciò non era dovuto a un assente. Ma, secondo quanto riferito, per mantenere felice la regina. Il protocollo reale impone che nessuno possa sedersi di fronte a Sua Maestà per ostacolare la sua vista. Inoltre, la regina avrebbe scelto di sedersi nella seconda fila della cappella, poiché si dice che il posto in prima fila sia uno che trova scomodo. Invece il monarca ha preferito la seconda fila, dove si è seduta accanto al defunto marito, il principe Filippo, a suo figlio il principe Carlo e a reali anziani tra cui il principe William e Kate, duchessa di Cambridge e il principe Harry e Meghan. Duchessa di Sussex. Dopo il matrimonio di Eugenie e Jack nel 2018, un commentatore reale ha spiegato a The Sun, il posto di fronte alla regina è sempre lasciato vuoto, mi è stato detto da BP, Buckingham Palace. Ha bisogno di essere vista e il posto in cui era seduta oggi è il suo posto preferito in quella cappella. A quanto pare, mesi prima, gli osservatori reali con gli occhi d'aquila hanno notato che lo stesso posto era stato lasciato vuoto per il matrimonio di Harry con Meghan, con alcune persone che ipotizzavano che fosse stato un tributo alla defunta madre del duca, la principessa Diana.